Grazie davvero a tutte e a tutti per essere qui oggi con noi, grazie al Bandolo e all'Associazione Arcobaleno, perché quando ci hanno proposto di fare questo ciclo di incontri noi l'abbiamo veramente accolto a braccia aperte, perché ci sembrava una cosa, un tema assolutamente centrale e fondamentale in questo momento storico ancora più che in altri, e aprire alla insomma, alle persone e ai cittadini il tema della salute è sempre più necessario e urgente. Quindi ci è piaciuto moltissimo e ci piace molto la formula, che ovviamente sta molto bene sta nelle nostre corde e nelle nostre sale, come dire. E grazie Enrica, noi ci conosciamo da molto tempo, abbiamo dei figli che hanno frequentato la scuola insieme e quindi abbiamo anche quel côté personale e... esatto. A me manca un sì, durante la pandemia è stato meraviglioso, ma soprattutto i nostri messaggi erano meravigliosi durante la pandemia e quando ci occupavamo della scuola. Ma detto ciò, veniamo subito alla nostra redazione e alle domande che hanno preparato. Abbiamo qui Gianluca e Samantha, che ringrazio davvero. Buonasera. Del loro lavoro e di rappresentare tutta la redazione, e vi lascio la parola per la prima domanda alla nostra Enrica. Allora, per rompere il ghiaccio, il tuo libro uscito a febbraio del 2022 si chiama Tutta la stanchezza del mondo, dalle dimissioni di Papa Ratzinger alle fatiche quotidiane in forma di diario privato, che racconta un mondo in cui non si può permettere di presentare dimissioni. È passato praticamente un anno, ti senti ancora, tra virgolette, parte di qualcosa grande e insieme solo in modo assoluto? Chiuse le virgolette. Innanzitutto, dopo un anno io sto un po' meglio di Ratzinger, che è una buona è un buon punto di inizio. Intanto grazie a tutti, insomma, di avermi invitato oggi, anche perché io di sabato non faccio mai niente. Ho detto subito sì, perché ho detto Madonna, tanto vado a sciare, no, non, figurati, non so fare niente, quindi sono molto contenta di essere qua con voi. È un anno che è uscito questo libro e adesso abbiamo fatto, cioè farà un anno tra qualche giorno, e tra l'altro avevo fatto qui la presentazione in anteprima l'anno scorso, l'8 febbraio. E sì, parte il libro, che si intitola proprio tutta la... Tu sei stanco? Come ti senti? No, tu devi dire che sei stanco, perché se no sei fuori contesto. E perché siamo tutti stanchi. Saresti l'unico. Cioè, tutte... No. No, veramente siamo, come capirai, sono una grande cazzara, quindi stai tranquillo, sono io emozionata. E il libro parla di questo, della stanchezza, e parte da questo escamotage della stanchezza di Papa Ratzinger, perché voi sapete che Ratzinger lasciò perché era stanco, cioè lo scrisse pubblicamente, cioè la motivazione delle sue dimissioni nel 2013 era per stanchezza del corpo e dello spirito. E a me colpì tantissimo questa cosa, che il Papa si dimettesse, cioè non uno qualunque, cioè il mandato da non so signore, cioè una cosa che mi ha molto colpito. E ai tempi io avevo due bambini piccoli ancora, e poi non paga, ne ho fatto un terzo dopo un po', una terza, ma anni dopo ho aspettato un po'. Era in un periodo particolarmente di fatica, proprio anche mentale, insomma era un momento di grande fatica, e questa cosa di Ratzinger che si dimetteva mi fece sentire parte di qualcosa di grande, ma comunque condiviso anche dalla realtà. E questo te lo dico, un po' rischio di essere blasfema, ma lo dico lo stesso: la realtà è che lui si era dimesso un po' perché ogni tanto si riposava, probabilmente un po' come Dio, che il settimo giorno si riposò e noi no. E perché è padre e non madre, io sono quasi certa che la motivazione centrale, almeno rispetto a quel periodo specifico della mia vita, fosse quello. Quindi ti direi che sì, sono ancora parte di questa, degli stanchi. Tu no, tu non sei stanco, quindi no, io sono un finto attivo, sono molto stanco, però fingi benissimo, perché sembra, no. Poi questa cosa di Papa Ratzinger, che appunto quando è morto, adesso dopo mi hanno scritto un sacco di gente
sacco di gente perché nel libro, appunto, poi c'è un problema semantico legato a quel libro, perché nel primo capitolo parlo di ex papa ed è sbagliatissimo, cioè Papa Ratzinger non era l'ex papa. E allora, per scherzare, intanto dico che effettivamente il papa è per sempre, è come il diamante, come il De Beers, ed è come la suocera. Se uno si lascia con il marito, come è successo a me col primo marito, lui è l'ex, ma la suocera è la suocera emerita, si chiama. È la suocera emerita. E poi c'è, io per esempio ho una suocera emerita che è la nonna dei miei primi due figli, e poi una suocera in carica che è un po' com'era tra Ratzinger e invece il Papa Francesco. Adesso, con appunto essendo lui defunto, ormai non c'è più questo problema di filologico, insomma. Ma non lo auguriamo alla suocera emerita. No. Io le ho fatto tanti dispiaceri a quella povera donna, tra l'altro, perché ne parlo di lei nel mio primo libro, da cui è stato tratto un film senza, cioè questo non è stata colpa mia di fatto, perché la sceneggiatura è andata verso una direzione diversa. La suocera, insomma il suo personaggio è interpretato da Giuliana De Sio, che è un troione, devo dire, cioè nel film, che poverina, lei invece è una donna molto, è una donna tra l'altro sposata nella realtà con mio suocero emerito, insomma è tutto molto bello, e invece lì era vedova, molto allegra in questo, e quindi poveretta, insomma, non le hanno fatte di tutti i colori, però adesso è viva e vegeta e lotta insieme a noi. Grazie. La seconda domanda sarebbe questa: hai iniziato a 20 anni a lavorare come copywriter, come ha influito questa professione nel tuo modo di scrivere e di raccontare le storie? Allora, tu lo sai che cos'è una copywriter? Sì, perché lavoravo in 6 pagine gialle, ah, okay. A che fare anche con gente che faceva questo. Allora, quindi ho iniziato a lavorare quando avevo 20 anni, ho 4-5 anni di esperienza. No, ne ho 24 di anni di esperienza, perché io ho 44 anni, quindi insomma sono tanti anni che faccio questo lavoro. Il lavoro di copywriting, tra l'altro, è stato un caso, cioè è iniziato proprio veramente, stavo lavorando al bar, io facevo la cameriera, e ho conosciuto tra l'altro Enrico Pandiani, che è uno scrittore di Torino, non so se lo conoscete, di noir, di gialli, che lavorava in un'agenzia che si chiama Partners, e io fui fui presa da questa piccola agenzia torinese dove ho lavorato un paio d'anni, cioè poca roba, però ho iniziato a scrivere in quel periodo, e poi ho fatto il mio percorso. Adesso sono addirittura diventata direttrice creativa, cioè sono quadro, si dice, sono manager. E anche se insomma non lo si direbbe, però è il mio lavoro. No, non si direbbe, guarda, non lo dicono neanche dentro le agenzie, in realtà non mi riconoscono il come tale. No, è un lavoro molto interessante, e che la cosa interessante è che chi fa il copywriter solitamente dice di avere un romanzo nel cassetto, no? Tutti i copywriter aspirano ad essere scrittori, e io mi ricordo che nel primo curriculum che andai, scrissi: voglio fare la copywriter, non ho un romanzo nel cassetto. E questa cosa, naturalmente, la vita prende appunti, e invece la mia vita è cambiata completamente a un certo punto, ma tutto in maniera molto, molto alla fine involontaria, no? È un po' la cifra delle cose che mi sono successe. Sono successe sempre tutte un po' così, un po' a caso. Diciamo che io dico, come di fronte a Barbara che mi chiede: vieni, dico sì, e devo dirti la verità, non avevo letto neanche la mail, eri stata solo molto gentile. È un po' quello che mi succede nella vita, cioè se la gente è gentile, mi chiede delle cose, va bene, se ti faccio felice lo faccio io. E quindi infatti succedono cose belle. E la scrittura, però, che quando io ho iniziato con il blog ormai nel lontano 2013, quindi anche lì quest'anno è un altro decennio di esperienza, è l'anno dei compleanni,
quella, la cifra del blog, cioè il post che scrivi, è molto, cioè, si devono dire tante cose in poco tempo, e la sintesi è un po' il senso del lavoro anche del copywriting. Devi avere delle idee, avere delle piccole illuminazioni, concetti, eccetera, che poi esplodi in qualcosa di sintetico. E quindi ti direi che tutto quello che è format, tra virgolette, tipo quest'ultimo libro, ha un suo format, cioè sono 12 fatiche, come 12 fatiche di Ercole, si parla di stanchezza, ogni fatica ha un titolo di un certo tipo, quindi tutto questo tipo di lavoro che parte da me, non è stato dato dalla casa editrice, nasce un po' dal mio tipo di lavoro, cioè cercare, diciamo, una costruzione, un'idea a monte di tutto quanto, che poi possa essere, poi dirò, se vuoi ti dico tutte le parole del copywriting, quelle che non dici, ma cosa sto dicendo, tipo catching, devi essere catching, devi prendere un po' l'attenzione. Però sì, sicuramente mi ha aiutato da alcuni punti di vista. Da altri punti di vista invece ho dovuto molto togliere perché scrivere per la pubblicità ha anche tanti lazzi e frizzi che invece nella scrittura, per esempio, di un romanzo non servono, bisogna andare molto più precisi. Grazie, grazie molto. Allora, buonasera, buonasera Ricca, buonasera al pubblico presente, io sono Samantha. Allora, la domanda che ti vorrei porre è questa, ti presenti come una blogger e scrittrice, ma normalmente le autrici o gli autori preferiscono dirsi prima scrittrici o scrittori e poi in seconda battuta blogger. La tua si tratta di una scelta casuale o... Ho ricercato una scelta. Allora, intanto di questi tempi dire blogger è come dire faccio la stenografa. Cioè una cosa è un po' superato, perché ormai i blogger non esistono più, cioè ci sono i creator, gli influencer, insomma è tutto molto cambiato. Il blog come realtà è poco praticata ormai, insomma non è tanto... Però io ho iniziato così, cioè io ho iniziato con un blog ormai, appunto, come dicevo, 10 anni fa, ed era a tutti gli effetti un blog. Nel mondo dell'editoria il motivo per cui effettivamente la gente preferisce, cioè chi scrive preferisce dirsi scrittore invece che blogger, è perché diciamo nell'escalation del più figo c'è la scrittura alta maschile, poi c'è un po' sotto la scrittura alta medio femminile, poi vai sempre più giù, poi l'ultimo gradino ci sono quelli che vengono dai social o dal web, è proprio l'ultimo della cosa che però sono quelli che vendono, incredibile. Per cui quelli sopra succano tantissimo, capito? Cioè il giro è che gli scrittori, quelli che sedicenti, fighe, vendono un quarto di quello che vendono quelle dell'ultimo gradino. Poi naturalmente sto estremizzando, però un po' il senso è quello. Per me non è mai stato un problema dire che venissi è stato più un problema dire il titolo del mio blog in alcune situazioni. Ci ricordi qual era il titolo? Non è ancora, perché è ancora nelle situazioni, cioè al circolo dei lettori devo dire che è Tiasmo, che era l'URL. In realtà prima o poi l'amore arriva e ti incula, è il titolo della... Mi ero appena lasciata con il figlio dell'emerita, per cui era un periodo in cui vedevo l'amore come qualcosa di positivo e ottimistico, e con uno sguardo ottimistico. Però è da lì, cioè se non ci fosse stato il blog io non avrei mai iniziato a scrivere, e non sarebbero successe delle cose molto, molto belle della mia vita in quel periodo. In più posso dire che, siccome io non ho nessuna aspirazione a quel gradino più in alto della questione, non è il mio, cioè ho continuato sempre a fare il mio lavoro negli anni, non ho mai lasciato l'agenzia, il fatto di avere un contatto diretto con chi mi segue, per esempio mi segue sui social, è stato per me un arricchimento invece che una cosa negativa. Cioè il fatto di scrivere dei post che hanno più o meno successo, con le persone che ti scrivono più o meno se quella cosa è interessante, mi ha permesso anche di, per esempio nel caso specifico della stanchezza, è un tema che io ho trattato nel blog, e ho visto quanto
rimandava indietro, cioè nel momento in cui vedi che quella cosa lì è interessante e interessa a te e vedi anche che interessa il pubblico, il tuo pubblico è ancora più bello, per cui non è una parolaccia, cioè ho parole, mi hanno detto cose peggiori di blog, molte cose peggiori di blog. Grazie. Passo all'altra domanda, va bene. Allora, come redazione da tanti anni proviamo... No, scusa. Oh, perdonatemi. È la mia prima volta. Vai benissimo, vai. Grazie. Nell'intervista precedente a Irene Fakeris abbiamo parlato molto dei rapporti tra chi segue e chi è seguito sui social. Che rapporto hai con i tuoi seguaci del blog? No, online, scusa. Eh sì, ma è la stessa cosa. Ma buono, mi pare buono, nel senso che allora, innanzitutto incredibilmente sono tantissimi anni che questa cosa continua, poi ci sono, questo lo dico quasi più da addetta ai lavori rispetto al lavoro che faccio, quindi rispetto a una persona che vede come sono cambiati i social, eccetera. È cambiato moltissimo, cioè in 10 anni io all'inizio ero molto attiva su Facebook mi permetteva, essendo io una boomer piena, mi permetteva di poter scrivere, quindi era giusto per me quel tipo di quella modalità di scrittura e quindi fin quando ce ne sarà io su Facebook sarò, faccio molto più fatica su tutto il resto, ma non perché se la tua cifra è la cifra della scrittura non riuscirai a fare le foto e non riuscirai a fare i video, cioè io proprio non sono, cioè ci ho anche provato a un certo punto a mettermi lì davanti a sto coso e ero imbarazzata, cioè è proprio per me stessa, cioè mi sentivo proprio non ce la faccio, ho un senso del grottesco probabilmente molto legato al visivo più che allo scritto posso dire qualsiasi cosa, di persona se tu mi guardi e mi dai una tua risposta posso dire da qualunque, nel momento in cui invece sono da sola con me stessa non ce la faccio, quindi quella cosa lì non è il mio strumento e quindi io sono consapevole che il mio rapporto diretto, cioè con l'online, andrà scemando sempre di più, cioè non c'è un momento in cui uno deve anche dire boh, non è più il mio tempo, no, da questo punto di vista. E lo riconosco ancora maggiormente nel fatto che io per esempio non ho mai avuto brutte esperienze sui social, cioè non ho mai avuto i miei haters sono bravissimi, cioè io li amo perché sono silenziosi, ci sono cioè sicuramente ce ne sono tantissimi, perché insomma siamo tutti degli screenshot nelle chat di odio di qualcuno, tutti, cioè qualcuno è lì che sta parlando male di noi da qualche parte per motivi diversi, ma di sicuro, e noi l'abbiamo fatto, cioè il commento, la cosa, cioè, ma ci passiamo il tempo su questo tipo di gioco e quindi i miei haters sono molto silenziosi, se non ogni tanto quando ci sono quei post o quelle cose molto rumorose, cioè quando ci sono le condivisioni, quindi arrivano sulla pagina gente che non sa chi sono, allora lì io ho visto cose che cioè veramente di follia totale, però circoscritte, cioè non è, di solito è gente che ti augura di morire, poi vai sulla pagina e non lo so, c'ha i cuoricini, buongiornissimo, la croce di Gesù, i gatti, e che dici Madonna, questa è proprio però è così purtroppo, però devo dire che invece sono terrorizzata quando vedo l'esplosione dell'odio, cioè, c'è stato recentemente un caso di una blogger che ricordo perché era uscita più o meno nel periodo, è più giovane di me ma è di Torino e l'ha cominciato a scrivere nel mio stesso periodo, che si chiama Giulia L e Giulia, che ha anche un blog che si intitolava Disperatamente Mamma, e insomma per dire ha avuto moltissimo successo ma tantissimo più di quanto ne possa aver avuto io, faceva i video e è caduta, cioè nel senso ha fatto una minchiata, adesso non entro nello specifico, però comunque ha avuto
Io sono rimasta allibita dal numero delle cose, cioè questi post con proprio veramente le peggio cose scritte sotto questa persona, e ci vuole anche molta voglia, no? Di purtroppo fare il leone da tastiera. Ma guarda, io lo dico per anche questa è una cosa che dico un po' più per il lavoro che faccio. Allora, i social si fondano su una cosa che si chiama engagement, che è il tempo che tu passi sull'applicazione, quindi quante volte tu clicchi, metti like, commenti, ok? Il tempo che tu passi su Facebook, mettiamo Facebook o Instagram uguale. Quella roba lì, se ci pensate, funziona molto di più su meccanismi di odio che di apprezzamento, ma semplicemente perché se io scrivo una cosa, ti piace, mi scrivi brava, io ti dico grazie e finisce lì. Se tu mi scrivi stronza, io, capito? Cioè comincio a dire ma perché? E la cosa va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, fin quando tu mi scriverai buona vita, perché finisce. Non so perché, dandomi del lei, di solito è così, si finisce sempre con questa buona vita che dici vabbè, ho capito, questa mi sta facendo un voodoo in realtà nel momento. Però l'algoritmo, insomma, il meccanismo dell'engagement si fonda sul negativo, non sul positivo, cioè hai voglia di approfondire, a riandare a vedere e cosa succede. E io stessa, per esempio, su Giulia L, nei giorni successivi ogni tanto su Instagram andavo a vedere chi le augurerà la morte oggi. Cioè, ma proprio per una questione di quasi di curiosità assurda, dobbiamo fermarci quando lo facciamo noi, perché veramente è come sui titoli di Repubblica che ogni tanto ci sono, che dici ma i titolisti sono pazzi. Non sono pazzi, semplicemente fanno il loro lavoro, cioè mettono una cosa assurda nel titolo, non c'è neanche bisogno di aprirlo l'articolo, però nei commenti si scatena, la gente che commenta neanche legge, ma scatena un livello di tempo sul device che è lunghissimo, capito com'è? Però io devo dire che non sono stata mai presa di punta, però c'è sempre tempo, vediamo. Grazie mille. Allora, abbiamo una lettura adesso? Sì? Ciao, io sono Raffaella. Ci tenevo solo a fare una piccola precisazione. Qui sul palco ora siamo in tre, ma la redazione che ha preparato le domande e si è preparata per oggi intervenire è molto più ampia, eravamo circa 10-12 persone quando ci siamo preparati per questa intervista, alcune di loro sono qua nel pubblico, ma quelli con la faccia da culo sono qua sul palco. Gli altri si vergognano, però 10 giorni sulla Tesio io gli farei un applauso, perché chi sono? Alzate la mano voi. Abbiamo visitato la tua pagina Facebook per documentarci e alcune cose che abbiamo letto ci hanno colpito, ed una poesia in particolare la volevamo leggere oggi. Le rughe, come Anna Magnani. C'è intorno ai miei occhi un gran calpestare, galline bislacche che sanno volare, creature di piuma con zampe ruspanti, sono simili a me, leggere e pesanti. In fronte ho due rette che sembran binari, ci corron pensieri che variano orari, li carico d'ansia, di attese e d'amore, ma ho chiuso il passaggio ai treni a rancore. Intorno alla bocca due parentesi tonde. Più passano gli anni, più sono profonde. Le apro e le chiudo. Scontorno l'umore, proteggo il sorriso, lo scudo del cuore. Poi faccio la conta dei miei capillari. Li ho rotti dai parti e non li ripari. Che dare alla luce è una strana espressione, ma rende l'idea della deflagrazione. Il volto è un lenzuolo al sole asciugato, ci dorme la vita, l'ha un po' stropicciato. Ma è bello così, nessuno lo nega, noiosa l'età che non fa più una piega. Diffido dei visi stirati a vapore e gente che ride col silenziatore. La vita ti intaglia, tu lasciala fare,
il mare in tempesta si lascia increspare. Cancelli le rughe dai bei lineamenti, ma è il lifting che cerchi e ai tuoi sentimenti. Lo so che a guardarle ti sembrano brutte. Ci ho messo una vita e le rifarei tutte. Ma la mia domanda è, ma dove sono queste rughe? Amiche, qua, cioè, non è che sia difficile guardarle, cioè sono brutte tutte lì. Tre figli. No, sono il doppio quella è una scelta strategica a un certo punto dell'età. Io ho scoperto questa cosa, devi scegliere se avere il culo grosso ma la faccia liscia o il culo piccolo e la faccia caduta. Questa è la scelta ma io di base. Ho il culo però grosso, come funziona quando hai tutte e due le cose, scusa? No, bisogna un po' decidere su questo punto. Però per dirti, quando ho pubblicato questa poesia, una persona mi ha scritto: è l'ageismo. Perché adesso si parla del razzismo nei confronti delle persone anziane, e tu dici: ah, minchia, però adesso va bene tutto, però era una poesia in rima, una roba proprio leggera, cioè vogliamo proprio parlarne qui della gente. No, vi giuro che è questo che dei social non sopporto più tanto, perché è veramente una pesantezza che dici: no, ma vi prego, basta, è una filastrocca, al no come filastrocca, cioè veramente basta. No, tu hai una bella pelle. Hai il culo piccolo. No, hai il culo grosso, sei la bella pelle, te lo dico. No, è comunque sì, questa, ma non c'è legato una cosa sulla vecchiaia? Vuoi che parliamo della vecchiaia, dell'ageismo? No, ok. Sull'età, ci è piaciuta la filastrocca, ci ha ricordato Gianni Rodari. Ma peraltro mi sembrava un inno, in realtà, tutto quello che c'è sulla tua, cioè, no, sul nostro corpo, sul nostro volto. Ormai non ho più parole, cioè su questo non è proprio più, va bene. Una volta ho scritto una cosa sulle tette piccole, perché io scrivo solo cose per rincuorarmi. Che belle le rughe, le tette piccole, meravigliose, tutto così. E una mi ha scritto: le tette piccole, ma ti pare, c'è gente che fa la mastectomia. Sì, lo so, però cioè, non è che possiamo soltanto sempre prenderla, ma basta, niente, non ce la facciamo. Comunque è così, è un po' così. Senti Enrica, abbiamo ospitato Guido Catrano un paio di mesi fa in una residenza artistica in Borgo San Paolo. Con lui abbiamo affrontato alcune tematiche legate al linguaggio poetico e all'autoironia. La tua scrittura, per certi versi, si muove su traiettorie simili a quelle di Guido, che sappiamo conosci e con cui collabori. Come ti approccia la scrittura di versi poetici rispetto ad altre forme di scrittura? Ah, questa è una domanda interessante, perché questo te lo racconto come spoiler così della mia vita, eccetera. In realtà la mia vita rispetto a quella di Guido non si è mossa soltanto su binari letterari. Eravamo fidanzati, avevo avuto una storia con Catalano, questo si sa, cioè non è una cosa così. Credo che lui l'abbia anche un po' rinnegato a un certo punto, poverino, ne ha patito. Diciamo che non sono stata proprio un'ottima fidanzata, ma vabbè, detto questo, ora sta bene. Abbiamo sicuramente avuto, cioè ci siamo scelti anche come persone, perché abbiamo uno stile simile, e io apprezzo stile simile di visione della vita, credo, proprio anche della scrittura. Lui ha questa ironia ingenua, che io trovo fintamente ingenua, perché in realtà è un uomo molto intelligente e molto però devo dire, nonostante sia un uomo molto intelligente, questa genuinità e ingenuità positiva esiste ancora, invece poi noi non ci vediamo tanti anni, però devo dire che almeno credo che sia così, e credo, immagino che durante l'incontro abbia dimostrato questa, per cui essere accostata a Guido dal punto di vista del letterario o comunque mi fa molto piacere, perché ho sempre avuto grande stima. E lui scrive
Io in realtà con Guido, io e Guido ci siamo conosciuti in una situazione tipo questa, quindi potremmo rifidanzarci. Non so perché poi ti faccio fare un figlio, perché io faccio così quando faccio un figlio. No, eravamo in una situazione ad alba durante una serata dove lui ha letto una poesia che si intitolava Teniamoci stretti che c'è vento forte, che è una delle poesie di Guido che io amo di più, e mi ricordo che mi colpì molto, cioè mi colpì questo mix di cose, di sentimento ma anche di leggerezza, e quindi per 4-5 anni le cose che abbiamo scritto le abbiamo scritte non collaborando ma raccontandocele, quindi credo che ci sia stato un periodo lungo di insomma di commistione, tant'è che uno dei suoi libri che si intitola Ogni volta che mi baci muore un nazista è dedicato a Enrica. Quindi abbiamo insomma quelle poesie, un po' di quelle poesie sono nate in quel periodo, e le sue migliori. Però la poesia, io non sono assolutamente una poetessa, però mi sono molto divertita invece a usare quella forma poetica della filastrocca, così come hai letto tu prima nel caso delle rughe, e ce ne sono tante altre che ho scritto in questa formula, che però hanno questa forma non sono tutte in rima baciata, però hanno una specie di canto interno un po' alla Gozzano, cioè come riferimento, e però è stato un divertissement, ed è stato anche un modo per parlare di tematiche soprattutto legate alle donne, che sono tematiche di solito molto pesanti, in maniera un po' più leggera, cioè usando appunto la rima e con questa modalità che la alleggeriva. Quindi in realtà c'è una ho praticato pratico ogni tanto, ma non senza crederci. Alla redazione interessava sapere come hai spiegato la pandemia ai tuoi figli. Avevo altre cose da spiegargli in quel momento, perché ero incinta tra l'altro, quindi insomma c'era un insieme di cose abbastanza interessanti allora io il periodo della pandemia i miei figli l'hanno vissuto bene, perché in realtà io ero andata proprio nel giorno precedente poi alla chiusura, ero andata col mio nuovo compagno, la mia pancia, perché ero appena incinta da poco, e i miei due figli a casa in montagna del mio ex compagno, dove c'era l'emerita eccetera eccetera, e quindi sono stati lasciati lì, e loro sono rimasti lì lasciati lì non perché avevo intenzione, avevo un paio di mutande e nient'altro, sono rimasti in questo posto molto bello in mezzo a un bosco con i cugini, cioè avevano i cugini della Finlandia che arrivavano da lì, quindi con tanti bambini, gli zii e il papà e basta, e i nonni. Sono rimasti lì un mese e mezzo nel periodo della pandemia, quindi loro l'hanno vissuta alla grande, perché erano veramente come in un oasi. Abbiamo avuto molta molta fortuna, devo dire, da quel punto di vista. È stato il dopo, credo, più difficile, in realtà molto più difficile, cioè il primo lockdown nella sua follia è stata una cosa in fondo circoscritta con quella modalità, e dopo credo che sia invece, allora, una cosa per esempio che io ho fatico ancora adesso, ho faticato moltissimo a spiegare ai miei figli, sono le barricate, cioè quando c'era la bambina che magari aveva la mamma, le distanze, famoso distanziamento sociale, non solo, io parlo proprio anche del famoso vax no vax eccetera, cioè questa cosa degli schieramenti così forti, così estremi, per quanto cioè io ne comprenda le ragioni, e anche essendo io una che si è vaccinata, ha fatto tutto quello che doveva, però il fatto che i bambini in fondo dentro di loro erano portati a pensare che un bambino, il figlio di persone non vaccinate, comunque che erano dall'altra parte, erano da non avvicinare, questa cosa qua fatico a capirla io, figurati a spiegarla ai miei figli, no? Come più che la distanza fisica, più che
ma famiglie che non si parlano più perché appunto magari il cugino era antivaccino, invece l'altro, cioè questa divisione così serrata, io la trovo ancora ora incredibile, cioè incredibile che noi ci siamo odiati per questo motivo, mi sembra orrendo, cioè sinceramente orrendo, però così è stato. Non l'ho spiegato. Abbiamo scelto un altro tuo post sulla tua pagina Facebook. Sollevami. Perché in questo post si parla di fragilità e di sensibilità. Questa è proprio una dichiarazione d'amore al mio fidanzato, ve lo dico, è una, tra l'altro è contenuta all'interno dell'ultimo libro e lui non l'ha mai letto, fa finta di no. E questo tema ci appartiene un po' come redazione di Segnali, come soci di Arcobaleno. Sollevami dalle mie responsabilità, solo ogni tanto, solo un pochino. Pensaci tu a fare l'adulto. Sollevami, che rischio di rimanere piegata. Sono lo start-up delle madri, vecchio modello. Passo le giornate a raccogliere oggetti dei bimbi e nemmeno ricordavo di avere comprato. Ma è colpa mia, lo so. Intorno a 6 mesi iniziano a buttare le cose per terra e tu ridi, ti chini e restituisci. Che imprinting di merda. Ma non lo sai che poi passerai il tempo a tirare su mutande, Lego, gomme, topolini, finché saranno maggiorenni. Poi, tra un calzino e una penna, capita che a terra ci trovi anche il mio umore. Che l'umore cade, a prescindere dalla gravità dei motivi, cade e bisogna rialzarlo, se sei in due è meglio. Quindi, nel caso, ti prego, aiutami a sollevare anche quello. Sollevami dalla burocrazia, dalla cedolare secca, dai moduli dei rimborsi. Rispondi per me ai centralini di Tirana. C'è sempre una ragazza gentile a cui non so cosa dire. Le giuro che non è un buon momento. E allora rilancia. Quando lei vuole che io richiamo e io dico domani. E domani ci risiamo. Diglielo tu che la signora non vuole cambiare contratto, diglielo tu che la signora non sa niente di giga e che di fibra conosce solo il cantante. Quando è sera, spegnimi la rabbia, controlla che sia chiusa ogni discussione, lascia una lucina accesa, non tanto per andare a fare pipì, quanto per ricordarmi che in fondo al tunnel delle ansie notturne c'è sempre l'alba a schiarirmi i pensieri. Aiutami a trovare il senso, il buon senso e non il senso comune, a distinguere tra fragilità e sensibilità. È l'epoca dell'apologia della fragilità, che è poi un modo per curarsi di sé. È l'epoca delle autoindulgenze, del ciao come sto, male grazie, ed io? Ma la fragilità non è un valore, la sensibilità lo è. La sensibilità è rivolta all'altro, è apertura. La fragilità fa pezzi e i cocci sono tuoi. La sensibilità tiene insieme. Teniamoci insieme, che i tempi sono duri. Ma noi sappiamo far di meglio, sappiamo essere forti e maturi. Portami il silenzio e un po' di pazienza, ma molta pazienza, tienila per te. Ti serve per accettare le cose di me che non puoi cambiare, come mangio l'uva, per esempio. Lo so che bisognerebbe prenderne un raspo, invece io apro il frigo e stacco un acino e poi richiudo il frigo. Poi riapro e stacco altri 2 acini e me li mangio e via così, finché del grappolo resta uno scheletro disordinato, un alberello triste con 4 frutti rinsecchiti. C'è gente che è morta da sola per molto meno. Leggimi ad alta voce, che è un bel modo di stare vicini. Leggimi come se io non ne fossi capace. Come si legge ai bambini, e fammi ogni tanto dei piccoli regali, le ciliegie d'estate, i cereali, non è poi molto, insomma. Battiato faceva dono delle leggi del mondo.
E che io me la immagino a casa Battiato anche Natali, eh? Tieni amore, questo è giusto un pensiero. Oh, grazie. E che cos'è? Aprilo, è una legge del mondo. Oh, tesoro, un principio della termodinamica. Ma non dovevi. Era tanto che ne volevo uno. Ecco, io mi accontento di poco. Anche sul tessermi i capelli possiamo sorvolare. Idem per quella questione dello spazio e la luce per non farmi invecchiare. A me invecchiare va anche bene. Sono già a buon punto. Basta che lo facciamo insieme. Basta che restiamo in tanti a vedere gli anni sfilare. Grandi e bambini. Da qui in avanti voglio una vita parata, con tanto di fanfare, dove ci si può abbracciare. Una vita chiassosa che ti affaccia alla finestra e resti a guardare. Grazie. Grazie, sì, è un po' quello che vi auguro, un po' di fanfara ogni tanto, perché ci vuole un po' di, no? Un po' di chiasso anche di... Questa è la mia ultima domanda. Dunque. Che ti sei rotto un po' i coglioni, di la verità. No! L'hai detto proprio come ti adesso. Ho esaurito le domande. Allora. Faccio queste. No, anzi. Come redazione, da tanti anni proviamo a indagare la dimensione della scrittura di sé come elemento catartico su un piano individuale che può assumere un valore di testimonianza donato alla collettività. Nella tua scrittura emergono spesso elementi autobiografici, come ti poni nei confronti di questo passaggio dal privato al pubblico? Madonna, questa è la tenuta alla fine, perché è la più difficile. Ma allora, la questione, come ti dicevo, essendo nata per caso, cioè questa cosa di scrivere, vabbè, adesso lo sapete, questo è un periodo anche l'editoria, come dicevo, alta, questa sorta di modalità dell'autofiction si chiama, cioè abbiamo una Nobel che ha vinto il Nobel con quella modalità di scrittura, quindi in realtà è stata ormai accolta anche in altre sfere. Però di fatto i social nascono un po' in quella maniera lì, cioè tantissima, cioè nei social racconti i fatti tuoi, cioè di base ai tempi, almeno quando ho iniziato io, raccontavi quello che ti succedeva, era un po' una specie di diario, poi ognuno lo faceva col proprio stile, però raccontavi quello i tuoi accadimenti. E quindi è stato semplice, cioè quello che è successo è che l'editoria è andata a prendere tantissime persone che nei social avevano già un pubblico, cioè è stato un giro automatico, e quindi chi scriveva venendo dai social scriveva cose spesso autobiografiche o comunque che prendevano ampie mani dalla vita privata. Per me è stato cioè in realtà quello che penso io della scrittura che coglie dal proprio elemento biografico, che la scrittura nasconda e non esponga. Cioè io quando scrivo di me ho la sensazione non di espormi, ma anzi di raccontare, di trasformare quello che mi succede in quello che in qualche modo io come lo voglio vedere io o come lo vedo io, cioè è un punto di vista un'azione di trasformazione, cioè noi siamo sempre la narrazione di quello che succede nella nostra vita, ma anche nel racconto che ne facciamo agli altri, cioè non è mai l'atto del vivere è quella cosa lì, cioè è in qualche modo uno rielabora e lo riracconta a se stesso e agli altri così come vuole. E però proprio in quella rielaborazione in realtà io trovo che ci sia nascondimento più che esposizione, quindi non poi incredibilmente a volte, cioè io semplicemente non ho mai pensato che fosse interessante quello che avevo da dire, io non ho mai scritto prima di cioè non ho mai avuto questa cosa dello scrivere per pubblicare, perché pensavo che nessuno avrebbe comprato nulla di quello che della mia merce, mettiamola così. E invece il fatto che proprio sapere che quello che tu stai raccontando in qualche modo è stato, ci sei passato, l'hai vissuto, permette agli altri di essere
più empatici o comunque più a ritrovarsi, o forse semplicemente quello che stai scrivendo ha più forza, ha più cuore, perché è più tuo. E poi io penso che in generale il dato, anche chi scrive di fantascienza scrive di sé, cioè non è, è comunque un modo per raccontarsi, per raccontare quello che succede, cioè non c'è nulla di male a raccontare partendo da quello che conosci, e solitamente quello che conosci meglio è quello che hai dentro, no? Lo vivo bene, non so se la domanda era vivi bene questo? Ma è un po' catartico anche? No, no, dipende da quello che scrivere, non è, per me non è catartico, per me è più una cosa che se non faccio mi fa male, cioè se io per un po' non scrivo non sto proprio benissimo, cioè sono più nervosa, invece scrivere in qualche modo ma non è, non parlerei né di scrittura, si parla spesso di una scrittura terapeutica. Non è terapeutica, è più terapeutica una passeggiata, andare a fare un giro con i miei figli, è più terapeutico, però è una cosa che invece so che a un certo punto devo fare per stare, cioè che so che dopo averlo fatto poi sto meglio. È un po' come andare a correre, non hai voglia di andare a correre, io vado a correre, faccio anche queste cose per il famoso culo piccolo, per mantenerlo, però quando non hai veramente voglia di andare a correre, cioè prima di quando ti metti le scarpe e dici madonna, però poi quando sei lì la cosa ti piace, corri, ti impegni, la testa va e torni, ti fai una doccia e sei contento. È uguale quando scrivo qualcosa che mi piace, cioè dopo sono più contento, però non so se è catartico. C'è ancora una domanda? Sì? C'è ancora una domanda? Grazie. Le tue storie spesso rappresentano un mondo in cui le donne escono dagli schemi convenzionali e affrontano la vita e i problemi senza troppi preconcetti e con una buona dose di autocritica e di ironia. Quali sono, dal tuo punto di vista, le strategie che le donne possono mettere in campo per uscire dagli stereotipi e fronteggiare le discriminazioni? Una domanda da 100 milioni, non lo scusa. Non lo so, non ho idea di che cosa, ti assicuro che su questa domanda non sa rispondere a nessuno, in realtà, anche chi pensa di rispondere a questa domanda non lo sa. Il problema degli stereotipi è che quando si superano se ne creano degli altri, cioè viviamo in questo modo, quindi credo che il preconcetto più che lo stereotipo, cioè quello che veramente bisognerebbe cercare di superare è non riesco a dire, perché se dico delle cose so che sono mal poste, però è un tempo di grandi schieramenti, come dicevo prima, e c'è questa volontà di dividere, no? E le tifoserie, cioè c'è un momento di grande tifoseria, e anche sulle donne, non credo che non ci sia un periodo storico come questo dove le donne hanno un grande potenziale, cioè sono in un momento di grande potenziale, purtroppo sono anche un fortissimo potenziale di marketing, cioè mai come ora il marketing punta sulle donne, per cui spesso succede, questa è una cosa che io sto notando anche qua dall'interno facendo comunicazione, che sì, ci sono delle istanze di superamento di alcuni preconcetti, ma sono cavalcate poi alla fine dal marketing, quindi in qualche modo, cioè dal marketing proprio pratico, cioè ti stanno vendendo una nuova modalità di vedere la donna, ma quando ci sta guadagnando troppa gente da una nuova andata, bisogna cercare, secondo me, di fare attenzione. Però veramente un momento in cui le donne sono al centro di un passaggio epocale, avrebbero anche un fortissimo potenziale
potere, ma questa cosa è, purtroppo è cavalcata, e purtroppo devo dirlo, dagli uomini spesso e volentieri, perché poi a me succede, faccio un esempio pratico del mio lavoro. Allora, adesso io partecipo molto spesso a delle gare pubbliche per bandi, per la comunicazione. Sono richieste per legge ormai, cioè per legge, per all'interno del board delle donne di età giovanissima, cioè spesso di, non so, sotto i 30 anni. Allora dice, sarebbe bene avere nel team. Noi abbiamo fatto delle cose, questo magari non lo dite in giro perché poi vi licenziano, però mettendo nomi di persone, la segretaria, l'ultima delle stagioni, cioè facendo delle forzature che tu dici, ma cosa stiamo facendo? Cioè, perché così? Cioè, perché in questa è una finzione questo tipo di cambiamento così, cioè così imposto. Purtroppo però così almeno l'agenzia ti può dire, l'azienda, il ministero, cioè quello, ti può dire che ha fatto il suo, cioè sta facendo quello che è giusto, perché in questo momento quello gli si è richiesto, ma non succede poi nulla nella pratica, cioè nessun. Questo scollamento secondo me è fortissimo, e purtroppo è uno scollamento proprio tra la realtà e, per esempio, la realtà raccontata nei social, o comunque questa non so rispondere a quest'ultima domanda, purtroppo. Forse Carola è più capace di rispondere a questa domanda. No. Beh, insomma, sei sicuramente più al centro delle tematiche che riguardano le donne in questo momento. No, mi veniva da dire che non so se è la norma a monte che è sbagliata, o come al solito, come la società reagisce, per cui troviamo una scappatoia, perché di partenza l'idea è: ti do uno spazio che normalmente non avresti, e quindi impongo la tua presenza, e noi, la società reagisce come al solito un po' sotto banco. Questo lo facciamo un po' su molte cose. Il motivo però, la situazione è perché, per esempio, nel board eccetera ci sono così poche donne, è oggettivo, ci sono poche donne nei board di manager, insomma, dove lavoro io per esempio ce ne sono poche, perché non è possibile, cioè proprio fisicamente non è possibile che una donna che ha una famiglia in un certo modo eccetera eccetera possa tollerare quel livello di lavoro, cioè non esiste, perché a livello sociale, certo, lo sappiamo benissimo che poi non ci sono supporti da quel punto di vista, per cui è proprio, cioè ci si sta cercando una forzatura, cioè di forzare, però poi da su non viene quello che deve venire, cioè no, certo. E quindi è perché molto è la dinamica difficile sociale che dovresti cambiare, per cui è alla base, cioè che io arrivi al vertice ma poi non possa partecipare alle riunioni alle 9 di sera perché a casa, esatto, nel frattempo cucino, faccio la lavatrice e mi occupo del fatto che i figli abbiano fatto tutti i compiti, chiaramente mi impedisce di, e quindi esatto che è un po' la vita che forse facciamo più o meno tutte, e quindi sono perfettamente d'accordo con te, il problema è a monte. E forse c'è un po' di pinkwashing, sì, anche, effettivamente.